E niente, come ogni mattina, funziona sempre così. Suona la sveglia, blocco la sveglia e mi ci ritrovo in montagna. Cosa vedremo oggi? Allora, mi trovo appunto in un bosco, ho freddo, ci sono meno 4 gradi, non so se si vede lì la bottiglia, praticamente non c'ho acqua, è vuota. E ho bisogno di trovare quindi dell'acqua, accendere un fuoco e poi vedremo cos'altro. Cominciamo a fare due cose, ho molto freddo, quindi la testa è piena di vasi sanguigni, disperde tantissimo il calore, incomincerò a riparare la testa e la bottiglia vuota magari potrò sfruttarla urinandoci dentro e tenendola dentro e risparmiando così il calore. Vediamo come fare, vediamo come muoverci. Secondo molti la neve è potabile facendola sciogliere. Diciamo che la neve si può usare facendola sciogliere per compiti del tipo lavarsi le mani o cucinare qualcosa da mangiare. Però di sicuro non è la miglior scelta da bere, ma non tanto per la qualità, anche perché lì la qualità dipende anche dall'altezza in cui prendiamo la neve, ma più che altro perché è priva di sali minerali e questo potrebbe soltanto compromettere il nostro stato a lungo andare. Berne un litro non, di certo non è mortale, però stanziarci dei giorni a bere solo acqua sciolta della neve potrebbe soltanto crearci dei danni. Notiamo subito la differenza quando incomincia la vegetazione fitta, la neve nei pressi pressoché nulla, in quanto gli alberi stessi appunto fanno da copertura e le temperature di notte sono meno rigide rispetto a una zona pianeggiante, una zona senza alberi. Adesso andiamo a trovare la nostra acqua. Per trovare dell'acqua sotto forma di ruscelli dobbiamo vedere appunto dove abbiamo le montagne e va l'acqua appunto a convogliarsi in un certo qual modo. Quindi se adesso stiamo scendendo e qui ci abbiamo due piccole valli, chiamiamole così, probabilmente questa qui è la strada giusta. Ecco, riuscire a trovarci in sentieri, in ambiti di sopravvivenza, equivale appunto a sopravvivere. Un sentiero è stato fatto da un uomo e seguirlo ci condurrà in qualche posto, o in un senso o nell'altro senso. Quindi questo cosa sarebbe un ottimo segno, ancora un ottimo segno vedere appunto che grazie alla neve, ora disciogliendosi, questo qui deve essere un vecchio lavatoio, possiamo vedere che qua c'è dell'acqua. Sarà potabile? Sì, no, non lo sappiamo. Possiamo usare vari modi per poterla bere o appunto prenderla, farla bollire. Di certo sconsiglio di berla immediatamente, nonostante qui ci troviamo comunque in una zona montana, quindi dobbiamo sempre controllare se a monte a monte di questo ruscello potrebbe esserci un animale morto, potrebbero esserci appunto cose che possono infestare l'acqua, quindi nel dubbio è sempre consigliabile farla bollire oppure usare questo. Questo qui lo faccio vedere per bene. Ok, spero che mi stia inquadrando bene. Ok, Life Straw, questo qui non è nient'altro che un filtro d'emergenza per l'acqua. Quindi cominciamo a usarlo, cominciamo a bere un po' di acqua. Ok, guardate questo condotto di fortuna, come ecco, diciamo, lercio. Ora andiamo a usare il nostro depuratore. Scusate l'immagine, era per darvi modo di vedere. Ottimo, ve lo consiglio ragazzi, ve lo consiglio veramente, una situazione di emergenza può salvarvi veramente la vita. Tra l'altro riesce a depurare fino a 1000 litri, ve lo straconsiglio.
Ottimo. Ok ragazzi, ci siamo. Tutto questo camminare mi ha fatto sentire caldo, quindi la cosa fondamentale pure è non sudare. Bisogna vestirsi, come si suol dire, a cipolla, in modo da poterci togliere gli indumenti a seconda della temperatura, oppure indossarli, in modo da non sudare, perché col freddo questo sudore farebbe sì che potessimo appunto disperdere tutto il nostro calore corporeo e giungere quindi, avere il rischio di giungere in ipotermia. Ipotermia, benissimo. Per evitare questo, e per tanti altri ausili, adesso vi parlerò del fuoco, l'importanza del fuoco, come accendere il fuoco e cosa serve per accendere il fuoco. Fuoco. Parliamo del fuoco. Per poter accendere un buon fuoco ci servono sostanzialmente tre cose principalmente. Ci serve un'esca, materiale d'accensione e poi il combustibile. In questo caso noi useremo il legno. Come esca ci sono vari tipi di esche. Si va dai funghi, alcuni funghi sono i funghi che crescono, quelli molto legnosi che crescono di fianco agli alberi, fino ad arrivare alla corteccia di betulle. In questo caso, trovandoci in un bosco di faggi e appunto betulle, andrò a sfruttare appunto tutto ciò che è della betulla, dal legno di betulla come materiale d'accensione, come combustibile, e soprattutto la corteccia di betulla l'andremo a usare come esca. Per accendere invece, per poter creare quindi l'innesco, qua appunto per avere fuoco servono tre cose sostanzialmente: innesco, combustibile e comburente. Comburente è l'aria, è presente sostanzialmente diciamo ovunque, anche se varia la percentuale di aria a seconda dell'altezza in cui ci troviamo. Tornando a noi, noi accenderemo il fuoco con, quindi il nostro innesco sarà l'acciarino. È un materiale ferroso che, se sfregato, porta a creare delle scintille che arrivano a temperature altissime, anche 3000 gradi. Andiamo a vedere come fare. Di betulla, vi faccio vedere appunto come prendere la corteccia, che sarà il nostro innesco. Vi faccio vedere nel particolare, guardate il primo strato della betulla com'è. Eccolo qui, questo. È uno strato appunto molto infiammabile, lo vedremo da qui a poco. Poi c'è il secondo strato, questo qua è un solo gnac, è un coltello cromo. Il secondo strato lo taglieremo in questo modo. Uno, due, e poi facendo quest'altra, tre. Lo alziamo e vedrete una cosa, che alzandolo praticamente andrà a continuare lui stesso da solo il percorso del taglio. Quindi ce ne ricaviamo un po', poi ricaviamo anche un po' di esterno, di corteccia, e così abbiamo il nostro, la nostra esca. Successivamente poi prenderò dei rami, sarà il materiale di combustione, e poi andrò a spezzare questo legno e abbiamo il combustibile. E poi andremo a vedere come usare l'acciarino per poter dar vita al fuoco. Vediamo come si comporta questo segaccio. Nel frattempo sfruttiamo anche la situazione per poter bloccare l'albero, la pianta, il ramo, ok. Ok. Cerchiamo sempre di sfruttare la natura stessa, tipo questo incastro qui, è bellissimo. Ok. Ok, tiriamo via quest'altro. Opla, è bloccato per bene. Bene. Adesso ci stiamo tagliando il materiale di combustione. Cerchiamo di bloccarlo. Ok. Via. Ci andremo a spaccare. Vediamo in questo modo anche l'ascia come si comporta.
nonostante ci sia comunque sia un nodo lì in mezzo, vediamo. Blocchiamo. Ok. Un pezzo. In realtà sarebbe sempre meglio avere un tronco di base sul quale battere, perché sennò anche prendendo in mezzo, se sotto cede, mi farà tagliare male e un angolo solo molte volte. Vediamo in questo caso come si comporterà. Cioè, dire sempre quando tagliamo con l'accetta dobbiamo stare attenti a vedere i nodi e da lì decidere il tipo di taglio, la direzione, l'inclinazione da dare. Ah, perfetto, ottimo. Adesso, ragazzi, abbiamo tutti e tre. Allora, abbiamo l'innesco, cioè, abbiamo l'esca, abbiamo il materiale di accensione e abbiamo il combustibile. Adesso andiamo lì e vediamo come accendere il fuoco in sicurezza, tra l'altro. Ok, passiamo alla parte pratica. Ora, il nostro punto dove accendere il fuoco deve essere una zona dove comunque sia sostanzialmente, vedete che è coperta, un po' più bassa, in modo da evitare, specie se siamo in montagna lungo le creste, in modo da evitare che una folata di vento possa spostarci cenere, scusa, carboni, e quindi andare a fare incendi. L'altra cosa fondamentale è appunto togliere, qui c'era un masso di foglio, ho tolto, ho pulito. Altra cosa fondamentale è crearsi una barriera con le pietre. Uso questa pietra qui come base per evitare che l'umidità del terreno possa farmi darmi problemi con l'accensione, e poi metto delle pietre intorno per creare un ambiente di sicurezza, quindi evitare che le fiamme possano andare a intaccare altro. Mettiamo così così, mettiamo direttamente su così. Ok, ce lo facciamo tutto per bene. Ovviamente se è una situazione di emergenza, ora lo farò molto molto velocemente per dare un'idea, ok? Si può curare sempre un po' meglio, però quello che voglio farvi vedere è come accenderlo e anche in sicurezza. Ok, poi metterò altre pietre. Prediligerò quella più grande in modo tale che possa andare a parare verso il basso, la zona dove ci sono un po' più probabilità che possa cadere. Ok, perfetto. Questo qua è il nostro appoggio per accendere appunto il fuoco. Ho preso l'acciarino e andiamo a mettere un po' di magnesio, che è quello che sta appunto... Questo qui è il magnesio. Andiamo a grattare sulla nostra esca. Ok, adesso andremo a dare fuoco. Subito ecco qua, senti come scoppietta. Questa è la betulla, facciamo mettere i rami. Eccola qua, ecco qua il nostro fuoco, ragazzi. Ecco qui il nostro fuoco, ragazzi. Come visto, sì, è vero che ci vuole un po', però preferisco far vedere i video reali. Diffidare di quei video dove la prima volta prende fuoco così la betulla in un modo. In realtà la verità è che c'è da sbatterci un po', specie se è umida.
però una volta che prende fuoco la betulla è una garanzia. Nonostante qui ci sia la neve, il freddo, quindi l'umidità e tutto, come avete visto, anche con un semplice acciarino si riesce a accendere un bel fuoco. Mi tocca continuare così perché mi si è spenta la GoPro. Vediamo se riesco a cambiare batteria nel frattempo. Così ecco il fuoco, ragazzi. Ecco la mia fonte di calore. Non avete idea di quanto io la stia apprezzando in questo momento. Ricordo che col fuoco possiamo cucinare, disinfettare, e far bollire l'acqua con parassiti ed eliminarli, quindi poterla bere. Possiamo fare segnali di fumo usando la legna bagnata. Possiamo fare veramente di tutto, ragazzi. Il fuoco è vita. Il fuoco è vita. E adesso che ho finito, ricordiamoci sempre di fare una cosa fondamentale. Ho qualcosa qui da sfruttare, sapete? Stiamo attenti agli incendi. Stiamo attenti agli incendi. Si sentono troppi casi di incendi, quindi prima di andarci dobbiamo essere sicuri che ogni piccolo carbone si sia spento. Abbiamo pure riciclato qualcosa che comunque si andava buttato. Ed è arrivato il momento di salutarci. Vi voglio lasciare con questo panorama del lago di Varese. Quella che vedete lì in fondo, spero che si riesca a vedere, quella lì, quello lì è il Monte Rosa, tutte quelle nevate, la catena delle Alpi, e sotto un po' più basse le Prealpi. Vi voglio lasciare però facendo perno 2 secondi sulla vostra coscienza, ok? Il fuoco, bisogna rispettare le zone in cui si può accendere il fuoco. Se è vietato accendere il fuoco, non accendete un fuoco. Ci sarà sicuramente un posto adibito per poter accendere il fuoco, fare un barbecue e quant'altro. Rispettate queste regole, è fondamentale, rispettate queste regole. Nel caso in cui voi siate in pericolo di vita o di morte e avete bisogno del fuoco, ok, accendete questo fuoco, ma rispettando le norme di sicurezza. Ripeto, solo in caso di vita o di morte, cioè solo se questo qua può permettervi di sopravvivere, accendete un fuoco, ma non siete giustificati ad accendere il fuoco in modo non corretto, in modo rischioso. Troppe volte accade, troppi incendi sono dolosi, dovuti più che altro all'ignoranza, certe volte ancora peggio alla cattiveria della gente, piromani o quant'altro. Ok, sono certo che fra di voi non ci sia un piromane, però molte volte non per cattiveria, ma anche per negligenza, si rischia di accendere, di dar fuoco a secolari, alberi, parchi, boschi. Quindi io vi do una sorta di divieto di accendere il fuoco dove non si può accendere. Accendetelo soltanto dove è adibito a far ciò. Rispettate tutte le norme, non rompete alberi, non tagliate alberi, prendete alberi secchi, sarà pieno di alberi secchi abbattuti già precedentemente. Rispettate ogni tipo di norma vigente appunto nel luogo in cui siete, che possa essere un parco nazionale, regionale, qualunque sia la norma, rispettatela. Spero veramente di avervi mandato un messaggio chiaro. Queste qua sono tutte tecniche che vengono fatte con totale rispetto e attenzione alle norme di sicurezza. Non imitatele, è soltanto dimostrativo. Ho rispettato ogni tipo di norma vigente nei vari luoghi. Non ci resta che adesso salutarci. Vi faccio vedere ancora il magnifico panorama del lago di Varese. Detto ciò, un ringraziamento a chi mi ha permesso di fare questi video, un ringraziamento ai posti bellissimi della zona del Varesotto, il comune di Orino,
i posti bellissimi del Parco del Campo dei Fiori, Pian delle Noci, sono posti fantastici, ragazzi, tuteliamoli. Grazie e ci vediamo alla prossima avventura.